Quest'anno la festa per delle diverse abilità, anzi le diverse abilità in festa, è giunta alla seconda edizione. Rispetto all'anno scorso è diventata una ettrina e rispetto all'anno scorso è fiorito un albero. Quindi vuol dire che l'osservatorio è in crescita, essendo la prima figlia collettiva dell'osservatorio? Sì, è in crescita soprattutto nella sensibilità e nell'attenzione delle varie associazioni che lo compongono e anche di altre aggregazioni, cooperative, centri sociali che non fanno parte statutariamente dell'osservatorio ma comunque sono vicini e collaborano con noi nella manifestazione, in questa manifestazione ma in genere nella vita dell'osservatorio. In effetti, la tradizionale celebrazione eucaristica presenziata dall'arcivescovo Monsignor Orazio Soricelli, ricca della sua forza comunitaria, della suggestione dei suoi segni, del suo forte impatto emotivo con la cittadinanza, è stata solo la punta dell'iceberg della seconda edizione delle diverse abilità in festa, organizzata dall'Osservatorio Cittadino sull'Handicap. Speciale è rinnovata nella struttura e ottimamente riuscita nei singoli e non pochi momenti caratterizzanti. La festa quest'anno ha presentato due novità. La prima, più visibile ed eclatante, è consistita nella valorizzazione della squadra prima che dei singoli elementi. Cioè non ci sono stati gli stand delle singole associazioni componenti l'osservatorio, ma è stato l'osservatorio stesso a proporsi alla visibilità cittadina con la sua esistenza e le sue proposte, sportello settimanale in testa e con i suoi valori portanti ispirati alla solidarietà e all'integrazione. Non a caso è stato distribuito in centinaia, migliaia di copie un documento, abili con i diversamente abili, comprendente 10 consigli di comportamento nell'impatto interpersonale tra un normodotato e una persona con disabilità. Anche se il cammino di una cultura diffusa sull'argomento è ancora lungo, il messaggio è volato tra i cittadini con reazioni positive. È una festa bellissima, un'iniziativa lodevole, perché comunque fa capire alle persone questa situazione come, diciamo, come viene vissuta ed è veramente una bellissima iniziativa. Che cosa può rimanere di questa festa? Cosa può rimanere? Oddio, questa bellissima giornata e soprattutto i loro sorrisi che ci danno tanta forza. Beh, Anna, fai un sorriso e fai anche un'altra domanda magari. Ecco, magari, è mai venuta a contatto con la disabilità o comunque con il mondo dei disabili per esperienza personale o per esperienze, diciamo, familiari? Ecco, si è mai trovata a doverci avere a che fare in modo più vicino? Allora, esperienze strettamente personali no, però comunque avendo mio marito nell'Unitalsi, quindi comunque siamo a contatto con questi ragazzi diversamente abili e la cosa che ho imparato da loro è la forza che ci danno nell'affrontare la vita, cioè noi che ci lamentiamo delle cose futili,
ci danno davvero tanta forza ed è una cosa bellissima questo. La festa è una cosa importante, in modo da farle stare in armonia con il popolo, non è sollevarle e metterlo dal lato di disparte, è necessario stare in mezzo a noi, è sempre una cosa bella vederle sorridere come sorridiamo noi. Ci fa sempre piacere di aiutarla e di fare qualsiasi cosa per la città, per loro, perché la città deve interessarsi per questa gente. Ma non ritenete che possano pure loro fare qualcosa per noi? E quelle anche loro fanno molte cose importanti, perché ho visto che fanno dei disegni, fanno dei lavori propri interessanti e capaci della loro vita. Che cosa pensa di questa festa delle diverse abilità in piazza? Penso che è un segno bellissimo da far sempre vivere e continuare, perché è la dimostrazione di una ricchezza, insomma, che arricchisce veramente la vita in tutti i suoi aspetti. Io penso sempre che un giardino è bello perché ha tanti colori, perché ogni colore parla, ogni fiore parla. Le diverse abilità sono dei fiori, insomma, che arricchiscono questo giardino, di cui poi ognuno deve meditare anche per arricchire la sua vita. La mia, diciamo, amarezza è un'altra, che in questo mondo io faccio anche esperienze con altri tipi di problemi, di emarginazione, eccetera. In questo mondo si spendono tanti soldi per gli armamenti, per armarsi, uccidere, per giustificare le guerre come umanitarie. I volti non esistono più perché vengono chiamati effetti collaterali. Queste risorse potrebbero servire per far sì che questo giardino multicolore che abbiamo parlato prima avesse più risorse e più linfa per portare il proprio, ognuno, messaggio umano di incontro e della convivialità delle differenze. Come mamma di una persona diversamente abile, come vive questa festa? Cosa pensa di questa festa? Io penso che è una cosa bellissima, perché i ragazzi si incontrano tutti insieme, è una cosa bella che fanno ogni anno. Mi piace pure parteciparlo con mia figlia. Cosa manca per vivere meglio la diversa abilità? Cosa desidera una mamma per la propria figlia in una città come Cava dei Tirreni? Io desidero che vengano aiutati di più questi ragazzi, perché non si può andare avanti così. A me, una ragazza, diciamo, di 22 anni, non è che tengo tanto aiuto di qualcuno. Quindi l'osservatorio è una bella realtà? Certo, sì. Sì, anche queste associazioni che ci stanno sono una bella, anzi, per portare proprio i propri figli dove tenerli. Adesso te la faccio io una domanda a te. La manifestazione si chiama Diverse Abilità in Festa. Come avrai notato, durante il convegno di venerdì è stato proposto di chiamarla diversamente, cioè non dire delle diverse abilità, ma di persone con disabilità. Che ne dici di questa proposta? Io sono perfettamente d'accordo, perché definire la persona con disabilità una persona diversamente abile è praticamente una presa in giro, quasi un voler prendere per i fondelli la persona stessa, perché noi rimaniamo innanzitutto persone. E siamo persone disabili. La parola disabili è composta quindi da un dis più abile. Ci manca qualcosa, è un meno uno. Noi, rispetto ai normodotati, partiamo da un meno uno. E questo meno uno va comunque ricordato, perché nel processo di emancipazione della nostra vita cerchiamo in tutti i modi di sopperire a questo meno uno, sviluppando le altre abilità. Ma ciò non significa che la nostra disabilità scompare. Rispetto a una persona normodotata, ecco, una persona normodotata può correre, io non posso correre, quindi parto sempre da un meno. Questo meno, nel corso degli anni, nel corso della vita, può, grazie a una società, ma comunque anche grazie a se stessi, se la mettiamo sul punto di vista che ognuno poi si deve
fare le ossa della vita, no? Cercare di viverla al meglio, può diventare un più perché possiamo avere mille altre capacità, ma bisogna svilupparle partendo comunque da meno uno. L'altra grande novità è stata appunto la capacità della festa di farsi una e trina. Non più un giorno solo, ma tre, con iniziative diverse e convergenti. Giovedì 26, nella sala bar della Mediateca Marte, si è parlato di libri in tema. Con Stefania Cataldo, avvocato civilista salernitano, autrice di Una storia contemporanea, si è affrontato un tema molto delicato: la rottura nei rapporti di una coppia di fronte alla nascita di un figlio disabile. Fuga, incomunicabilità, il patatrac. Ma la scrittrice ci pone di fronte all'interrogativo molto serio e valido ben oltre la disabilità. La crisi della coppia è avvenuta a causa della condizione del figlio, oppure la condizione del figlio ha semplicemente messo a nudo le fragilità caratteriali dei due giovani, incapaci di comunicare fino in fondo e o di rinunciare alle spinte dell'egoismo? Con Maria Rosaria D'Arienzo, sorella dell'autrice, si è presentato poi un promo dell'ultimo libro di Lolita D'Arienzo, l'ex ballerina che, pur se totalmente immobilizzata dalla SLA, riesce a comunicare con le ciglia. Il romanzo si intitolerà In punta d'ali ed è la storia di una profonda amicizia tra una donna ammalata di SLA ed una migrante proveniente dalla Romania. Un'amicizia consolidata dalla condivisione di esperienze difficili e dalla capacità di superarle. Ospite d'onore dalla Lombardia, Laura Boerci, giovane scrittrice lombarda, immobilizzata dalla SMA ma molto mobile per ingegno e attività. Tra l'altro è assessore comunale ed è stata anche inviata di Striscia la Notizia con Max Laudadio. Con lei si è parlato della capacità di convivere con una malattia tanto invalidante, espressa con accenti vivaci e addirittura scanzonati, ma molto propositivi nel suo primo romanzo, Laura di tutti i giorni. Si è aperta poi anche un'ampia finestra sul secondo libro, I colori del buio, storia dell'amicizia-amore negli anni 50 tra un giovane cieco ricco e una contadina semplice e sensibile. Si regaleranno rispettivamente una profonda crescita e lui sarà la dimostrazione che la cecità non è un ostacolo insormontabile per fare grandi cose. Venerdì 27 settembre, sempre in Mediateca Marte, ancora una novità. Con gli interventi del dottore unitalsiano Carlantonio Leone, primario otorino presso il Monaldi di Napoli e promotore di un gruppo di assistenza medica ai senza dimora, dello psicologo dottor Francesco Esposito, del consigliere regionale Anna Petrone, del presidente dell'osservatorio Vincenzo Prisco e della già citata Laura Boerci, si è tenuto infatti un convegno sul tema vecchie e nuove disabilità. Una stimolante provocazione per aprire a 360 gradi il discorso sulla diversa abilità di qualsiasi forma e a qualsiasi età, al di là degli stereotipi che ne limitano l'immagine solo alla carrozzella e affini o ad altre eclatanti disarmonie psicofisiche. Nel corso della serata, che è stata vivace e coinvolgente senza mai cadere nelle noiose lentezze di un convegno tecnico, è venuto anche il suggerimento, subito accolto, di Laura Boerci di non parlare in futuro di diversa abilità, ma di persone con disabilità. Domenica 29, suggestivi spettacoli in città. Al mattino le evoluzioni educative di ippoterapia con gli amici di Un cuore a cavallo e la sera, nel consueto galà di chiusura, il pubblico si è deliziato per le candide e suggestive evoluzioni della splendida e aerea Carmela Bucciarelli, che con le sue allieve ha danzato in punta d'ali, in omaggio al nuovo libro di Lolita D'Arienzo ed a significare la necessità di abbracciarsi per poter volare. Applauditissimi come l'anno scorso, Antonio e Marilina, con le loro canzoni ricche di contenuto, cover o anche inedite, come la bella Angeli, vincitrice del Tirreno Festival e fautrice della capacità di ognuno di noi di essere angelo, anche con una carezza o un sorriso. Chiusura alla grande con gli Epta di Vietri, diretti dal maestro Pietro D'Amico, canzoni di portata internazionale, arrangiamenti avvolgenti, una splendida coralità, voci
da conquista immediata. Allora, dottore Brisco, la festa è finita, non andiamo in pace, perché adesso comincia, anzi continua, la lotta per l'integrazione sia culturale sia sociale e per dei servizi sempre più efficienti. L'osservatorio che pensa di fare adesso? Ma l'osservatorio pensa di continuare alla stregua di quanto è stato fatto prima dell'evento della festa. La festa era il momento culminante di arrivo del percorso di un anno, teso sempre allo stesso argomento, come hai detto giustamente tu, l'integrazione culturale del problema nella mente e anche nei cuori dei cittadini di Cava dei Tirreni, affinché ci si renda conto che l'handicap non è solo qualcosa che deve coinvolgere il sentimento inducendo la pietà nei confronti delle povere persone con handicap, ma deve essere la presa d'atto che l'handicap, la diversa abilità, è un problema di tutti, è un problema della società attuale nei confronti del quale bisogna porsi nella maniera giusta tutti quanti, puntando ad eliminare le barriere stradali, le barriere architettoniche, ma anche le barriere culturali, accettando cioè la piena integrazione delle persone con disabilità nel contesto della vita quotidiana, della vita sociale. Quindi concretamente quali iniziative saranno prese dall'osservatorio? Semplicemente noi riprenderemo il cammino che avevamo iniziato e che si era interrotto a settembre per la festa, il cammino delle nostre riunioni, delle sezioni dell'osservatorio. Le nostre sezioni lavorano su argomenti specifici, si parte dalla commissione scuola per valutare un punto fondamentale, quello è che è l'integrazione piena dei ragazzi, dei fanciulli con disabilità nel contesto scolastico, per passare alla commissione lavoro, per l'inserimento nel mondo della produttività, dell'attività lavorativa delle persone con handicap, la commissione barriere architettoniche, l'importantissima commissione del dopo di noi, cioè tante persone con disabilità, una volta che venga a mancare il presidio, il supporto della famiglia, rimangono affidati a istituzioni che ancora oggi non sono in grado di dare delle risposte concrete, vere e forti. Allora noi pensiamo a un'integrazione tra il volontariato e l'istituzionale per creare delle strutture di accoglienza, delle case famiglia dove queste persone con disabilità possano vivere nella gioia, nella serenità la loro esistenza. E poi appuntamento al prossimo anno, con la speranza che l'albero dell'osservatorio, l'anno scorso ancora seme e quest'anno già fiorito, sia ancora più rigoglioso di rami e naturalmente di foglie, cioè di associazioni e gruppi aderenti e sostenitori.